Seminario che parte dal corso della magistrale di civiltà classica e pensiero contemporaneo, per cui è inserito all'interno del mio corso con gli studenti del secondo anno della magistrale, però contemporaneamente è anche il primo seminario di questo ciclo di incontri su storia, utopia, emancipazione organizzato dal professor Roberto Mordacci in collaborazione con Alessandro Volpe, che vedo lì, Gian Paolo Cherchi, che se volete dire due parole su come sarà questo seminario, visto che oggi è il primo, magari approfittiamo di questo momento in attesa di vedere il preside. Sì. Doveva essere un seminario congiunto con Luciano Canfora, ma adesso ci dirà lui, invece sarà in conclusione. Buongiorno a tutti, buongiorno professor Leggetti, è un piacere averla qui. E, sì, questo seminario fa parte anche di questo ciclo, Storia, Utopia e Emancipazione, e la seconda edizione di questo ciclo che tratta argomenti di filosofia della storia. L'anno scorso ci siamo occupati specificamente di temi di rapporto tra filosofia della storia e pensiero socialista. Quest'anno a gamba tesa, diciamo, sul tema principale, fondante della filosofia della storia, cioè quello dell'utopia, e diciamo ci saranno ospiti importanti, tra i quali Mario Veggetti. Ci si occuperà, insomma, dell'utopia declinata in tante epoche e tanti autori diversi, dalla prima modernità, quindi i classici Bacone, Tommaso Moro, fino alla contemporaneità, fino a John Rawls con il diritto dei popoli, attraversando quindi un percorso che tratterà anche di Marx e tratterà anche, possiamo dire, dell'ultimo testo di, penultimo in realtà, testo di Massimo Cacciari, che dialogherà con Luciano Canfora, Occidente senza utopia. Ci si chiederà se oggi il tema dell'utopia è ancora attuale, visto, diciamo, tutta la tradizione. Vi ringrazio tutti. Tu hai già detto qualcosa, tu parli per l'ultimo, che così dai il via al danze. Allora, no, intanto sono molto molto felice di ospitare il professor Mario Veggetti in queste aule, autorevoli soci della filosofia antica e in particolare dell'etica. L'etica degli antichi è il libro su cui io mi sono formato, su quell'argomento in anni lontani ormai, ed è un testo capitale tuttora. E il modo che Veggetti ha sempre avuto di affrontare il tema dell'etica nella filosofia antica, con una capacità di coglierne le implicazioni anche per la nostra modalità di pensiero, pratica, operativa, riabilitando e riattivando quelle tradizioni, è significativo. Anche poi gli intrecci che Veggetti ha attraversato con la medicina, Il coltello e lo stilo, un altro volume importantissimo sulla filosofia della medicina e l'etica per la medicina, che si può dedurre, trarre, riattivare, richiamare a partire dagli studi classici. E mi fa particolarmente piacere quest'oggi che si parli di Platone, il Platone politico, secondo il suo ultimo libro pubblicato, perché credo ci sia bisogno di rileggere Platone, un po' al di là di alcune ripetizioni storiografiche che se ne sono fatte, soprattutto sul tema politico. È troppo spesso la lettura inaugurata in qualche modo a Popper è diventata canonica al punto tale di non essere più discussa, e quindi Platone non viene più discusso se non come autore del pensiero totalitario. Credo che questo sia uno dei problemi, laddove, ed è il motivo per cui abbiamo chiesto agli dirigenti di condividere questo seminario con il seminario sull'utopia che vi ha appena presentato Alessandro Volpe, Platone è chiaramente l'archetipo del pensiero utopico in Occidente, e questa capacità di pensare la città ideale è un marchio dell'Occidente, indiscutibilmente, e non solo della modernità. Solo che questo rapporto tra l'utopia antica, ante litteram, che Platone non la chiama così, semplicemente scrive la città ideale, scrive la Repubblica, scrive le leggi. E perché nella modernità
nasca l'esigenza di scrivere qualcosa che richiama il modello platonico, cioè immagina la città ideale e addirittura ne fa un racconto come se questa esistesse, questo è Tommaso Moro, no? Ma per fare questo deve inventare il termine contraddittorio, no? Il paradosso del luogo che non c'è, del non luogo, e siccome dice molto del rapporto tra idealità politica e realtà istituzionale, politica, che c'è nella modernità rispetto all'antico, che è un rapporto differente, ma che è un rapporto che ha delle analogie sul piano del tentativo di rendere reale qualcosa che si sa a priori non essere reale nel senso pragmatico politico della cosa, e tuttavia è estremamente, assolutamente reale, proprio nel senso platonico, cioè delle cose come hanno da essere. Allora, questa duplicità del pensiero utopico mi sembra cruciale, appunto inaugurare il nostro seminario su storia dell'utopia e dell'immaginazione condividendo questo seminario era per noi una grande occasione, ma naturalmente il platone politico è ben più che questo, e quindi da questo punto di vista io non dirò nulla se non appunto ringraziare Mario Vegetti per essere qui, lo ascolterò molto volentieri e siamo, ripeto, molto felici di averti ospite nella nostra facoltà. Do solo appunto la parola a Giuseppe che ha organizzato tutto questo e che ringrazio per questa iniziativa ti ascoltiamo e discuteremo poi ampiamente alla fine della tua relazione. No, io mi sono davanti, però. Allora, dirò solamente due parole, perché il professor Vegetti non ha bisogno di essere presentato, però vorrei ricordare che il fatto che parli di Platone e della Repubblica si basa su una edizione della Repubblica commentata in vari volumi con tanti illustri studiosi, pubblicata per l'edizione Bibliopolis, e inoltre su una serie di testi tra cui quello che più ci interessa è Il paradigma in cielo, dove Vegetti appunto affronta anche le interpretazioni politiche di Platone nel Novecento. Come sapete, Popper nella Società aperta ai suoi nemici nel primo volume ha accusato, comunque identificato Platone come l'origine di ogni totalitarismo, e poi nei volumi successivi dedicati a Hegel e Marx naturalmente ha pensato Platone come origine dei regimi totalitari del nazionalsocialismo e del regime sovietico. E allora il seminario di oggi da un lato vuole fare il punto su questo problema, perché le risposte che a Popper sono state date soprattutto da parte degli autori tedeschi, e mi riferisco in particolar modo a Werner Jaeger in Paideia e anche a Gadamer nei suoi studi platonici, tendono a difendere Platone in qualche modo depoliticizzando la politica, cioè dicendo che la Repubblica non è un'opera di politica, quindi interpretarla politicamente significa fraintenderla, ed è un'opera di pedagogia, è un'opera di metafisica, è un'opera di etica, eccetera, ma non direttamente di politica. La politica è solo un pretesto per parlare dell'anima, come la politica come il rendimento della psiche. Allora credo che invece Mario Vegetti ci riporterà alla dimensione propriamente politica della Repubblica, prendendo di petto la questione, per cui lascio volentieri la parola, perché siamo tutti ansiosi di ascoltarla. Grazie mille Giuseppe Giorgetti per questo invito che mi onora e un po' anche mi emoziona parlare in un'aula che ha conosciuto le lezioni di un illustre studioso come Giovanni Reale, è qualcosa che non lascia indifferenti. Ringrazio anche gli amici e i colleghi docenti del San Raffaele, il preside, per le sue gentili parole di presentazione. Credo di avere abbastanza tempo, non lo userò tutto, ma questo mi consente di dividere la mia conversazione in due parti. La prima comincerà con le critiche di Popper a Platone e con le repliche a queste critiche, in particolare con appunto quella depoliticizzazione di Platone a cui faceva cenno adesso Vigenti. Nella seconda parte invece affronterò più da vicino alcuni testi platonici, proprio in ordine al problema del rapporto tra il modello utopico ideale e i tempi e i modi della sua realizzabilità. Quindi ci avvicineremo di più al testo platonico.
Ho avuto anche l'autorizzazione a dire qualche parola in greco, ma la farò comunque seguire immediatamente dalla relativa traduzione. Nella seconda metà degli anni 30 c'è un'emigrazione oltreoceano, in rapporto all'avanzata dei nazisti in Europa centrale, di molti protagonisti dell'esegesi cattolica. Il primo fu Werner Jäger, appunto. Jäger era tutt'altro che inviso al nazismo. Il primo volume di Paideia del 33 fu anzi accolto molto favorevolmente, e pensate che il secondo volume di Paideia, benché scritto negli Stati Uniti, fu pubblicato a Berlino nel 44, non era una data qualunque, insomma, un libro come Paideia pubblicato a Berlino nel 44. Questo vuol dire che Jäger non era per nulla il viso dei nazisti, ma siccome nessuno è perfetto a questo mondo, aveva una moglie ebrea. Quindi per metterla al riparo dalle persecuzioni, non se stesso che non aveva motivo di tenerne, ma per mettere la moglie al riparo dalle persecuzioni, si trasferì negli Stati Uniti, dove scrisse tra altre cose il secondo e il terzo volume di Paideia. Negli Stati Uniti nel 38 giunsero anche due filosofi importanti, filosofi austriaci. Uno era Leo Strauss, un filosofo ebreo, e l'altro era Erich Voegelin, un filosofo cristiano, ma allo stesso malvisto dei nazisti per alcuni scritti sulla razza che al nazismo appunto non erano piaciuti. Popper invece era arrivato nel 37 nella lontana Nuova Zelanda. Qui nel marzo del 38 ricevette la notizia dell'invasione nazista dell'Austria e sulla spinta emotiva di questo evento iniziò a scrivere la sua grande opera, La società aperta e i suoi nemici, che era dedicata a ricostruire la genealogia culturale dei totalitarismi moderni e della crisi europea. Come tutti sanno, il primo volume dell'opera, pubblicato nel 1944, era dedicato a De Spero Preto, il messaggio di Platone, e quest'opera, voglio dirlo con una chiarezza, nonostante il saccente disprezzo degli specialisti di Platone, era destinata a costituire uno degli episodi salienti della tormentata storia novecentesca dell'interpretazione di Platone. Non è affatto un libro dilettantesco, come avrebbe avuto modo di scrivere Voegelin, è un libro che ha una sua profondità, cercherò di dire il punto fondamentale, quello che a me pare il punto fondamentale di questa profondità. Popper voleva risalire alle origini della tragedia europea, comprendere le origini culturali del nemico presente, il totalitarismo nazista e fascista, e di quello futuro, lo stalinismo sovietico. Ma per Popper le origini di questa crisi non stavano nel liberalismo moderno, quello diciamo di Locke per intenderci, come invece pensavano i super conservatori Strauss e Voegelin, bensì invece proprio nel suo rifiuto da parte delle grandi filosofie della storia di Hegel e di Marx. In queste filosofie della storia, nel rifiuto del liberalismo moderno, stava appunto il fondamento teorico del totalitarismo. Ma alle spalle di Hegel e Marx c'era un altro grande genio del male, Platone, il quale era in grado di offrire ragioni a entrambe le versioni del totalitarismo: a quello di destra per il carattere violentemente autoritario del governo previsto nella Repubblica, nel politico e nelle leggi, e a quello di sinistra per il collettivismo radicale richiesto nel quinto libro della Repubblica. Non inventava Popper molto in questa identificazione di Platone come diciamo archetipo dei totalitarismi. E negli anni 30 nella cultura inglese c'era stata una forte critica a Platone da parte di Russell, Toynbee, Crossman, che l'avevano avvicinato tanto al bolscevismo quanto al fascismo, e soprattutto in Germania c'era stato un fiorire di ammiratori nazisti di Platone. La Germania degli anni 30, peraltro già sulla scorta di grandi filologi come Wilamowitz e Jäger, la Germania degli anni 30 ha conosciuto una fioritura di studi su Platone di carattere apertamente nazista. Oggi c'è un bellissimo libro di Chapoutot intitolato I nazisti e l'antichità, edito recentemente da Einaudi,
in cui queste cose sono documentate, ed è un libro di un interesse davvero straordinario. Ma comunque la forza degli argomenti di Popper superava certamente quanto nell'ambiente anglosassone si era fino allora scritto. Dividiamo in due, per ragioni di rapidità, in due capitoli, due parti, la sua critica per loro. La prima è certamente quella meno interessante e più criticabile. Popper era convinto che l'intento di Platone fosse quello di curare la malattia sociale del suo tempo, facendo tornare indietro l'orologio della storia, risalendo fino a antiche forme tribali di vita sociale. Cancellate le lotte di classe e il disagio della libertà, in questa vita tribale primitiva, gli uomini vivono nella sicurezza offerta da un re pastorale e patriarcale, dal dominio di una casta militare che accudisce il gregge umano, in un collettivismo tribale che fissa per sempre ruoli e funzioni di ogni singolo individuo. In questo quadro il re filosofo con cui Platone si identifica appare piuttosto un re sacerdote tribale, una sorta di stregone o sciamano. È per il caso di ricordare che Platone prevede per i suoi filosofi una severa formazione di carattere matematico che deve durare almeno 10 anni in tutte le discipline matematiche più state, quindi di sciamani e tribali non ce n'è granché. Il problema centrale per Popper, che va oltre Hegel aveva effettivamente indicato in Platone la presenza di una tensione tra il pensiero della comunità, la Volksgemeinschaft, la comunità del popolo, e il pensiero dell'individuo, e per Hegel Platone aveva sbilanciato il suo discorso nel senso della coesione comunitaria contro l'individuo. Popper però va molto oltre Hegel, dicendo che per Platone l'individuo è il sommo male in senso assoluto, in accettazione, e che il criterio morale consiste solo nell'interesse dello Stato. Noto anche qui una oscillazione del linguaggio di Popper fra la antica comunità tribale, l'olismo tribale e l'idea dello Stato totalitario moderno, che lui raffazzola, mette insieme nello spirito polemico, ma che concettualmente hanno ben poco di comune. È vero che in Platone c'è indubbiamente una subordinazione completa dell'individuo alla comunità. Su questo è difficile dar torto a Hegel e anche per certi aspetti a Popper. Ma quello che cambia nel discorso è che laddove Platone parla di comunità politica, Popper parla di Stato o di olismo tribale, sono due forme concettualmente molto diverse. L'associazione dell'individuo alla comunità politica può essere inaccettabile dal punto di vista liberale, democratico, non c'è dubbio, ma non è la stessa cosa dell'associazione dell'individuo a uno Stato totalitario o, peggio ancora, a una comunità tribale. Un'altra critica di Popper, che viene direttamente importata, direi, in questo, dalla lettura degli interpreti nazisti di Platone, con Günther in particolare, è quella del razzismo. E anche qui c'è una forzatura, perlomeno, un equivoco anche. È vero che c'è in Platone una eugenetica. Platone pensa che si debba allevare il ceto dirigente selezionandolo accuratamente, come si fa con i cavalli e con gli uccelli. Ma è altrettanto vero che Platone non parla di una superiorità biologica di una razza. Non dice che i greci, piuttosto che gli egizi o altri, siano in quanto tali biologicamente superiori. La superiorità è una superiorità etica e intellettuale di un gruppo rispetto al resto della popolazione. La integrità di questo gruppo andrebbe difesa con pratiche eugenetiche appunto simili a quelle della zootecnia. C'è eugenetica, non c'è razzismo nel senso biologico del termine, cioè nel senso nazista, in realtà. Tribalismo arcaico, dispotismo statuale moderno, dominio di razza o di classe, tutta la panoplia dell'antiplatonismo viene schierata da Popper senza risparmio di forza, con il costo inevitabile di produrre un coacervo di argomenti poco controllabile sia storicamente sia teoricamente. Ma
Invece, la ragione per la quale dicevo che l'opera di Popper costituisce, secondo me, un rilevante contributo alla discussione su Platone, è un altro aspetto, quello che riguarda la critica a ciò che lui chiama l'ingegneria sociale utopica. E qui, secondo Popper, Platone si contrappone contemporaneamente a due avversari. Uno, Marx, che rifiutava ogni idea di ingegneria sociale utopica, affidandosi piuttosto alla legittimità immanente, alla dialettica storica, e l'altro al riformismo prediletto da Popper stesso, una strategia che lui chiama in inglese piecemeal, a pezzi e a boccone, diciamo, che non lavora per il bene ultimo, ma contro i mali presenti, cercando di porre rimedio via via a questi mali. La struttura dell'ingegneria sociale utopica, come è presente in Platone, viene chiaramente individuata da Popper. C'è in primo luogo l'ordine dei fini. La teoria delle idee è lo strumento teorico che consente di delineare e di fondare il modello dello Stato perfetto, per definizione immutabile e invariante. Ciò posto, il problema dell'ingegnere sociale utopico è quello di progettare i mezzi adeguati al conseguimento della finalità così stabilita. Si tratta di una deduzione di tipo condizionale. Se vogliamo ottenere questo, allora dobbiamo fare questo. Per esempio, se vogliamo evitare che il gruppo dirigente sia un gruppo dirigente di spoliazione, di rapina, anziché di servizio rispetto alla comunità, dobbiamo far sì che questo gruppo dirigente non possa possedere alcuna proprietà privata. Cioè dobbiamo instaurare un rigido collettivismo all'interno del gruppo dirigente per evitare che adesso risolva altrimenti inevitabile tentazione di appropriarsi dei beni comuni e privatizzarli a proprietà. E questo è un se allora. Se vogliamo evitare che ci sia un governo, un potere di rapina, allora dobbiamo instaurare una forma comunistica di vita all'interno del gruppo di vita. Ogni obiezione a questo modello condizionale, se allora, appare all'ingegnere sociale utopico irragionevole e reazionario. Ciò che gli occorre è un sistema di potere centralizzato che garantisca la realizzazione sequenziale della catena dei mezzi in vista del fine. Insomma, la dittatura di chi conosce il modello da realizzare ed è in grado di derivarne la pianificazione razionale dell'intera società. Voi capite benissimo che da questo che sto dicendo Popper guarda da una parte a Platone, ma dall'altra parte anche alla rivoluzione, al bolscevismo, all'enemismo. C'è tutto questo, in tutto questo c'è, nota acutamente Popper, una significativa componente di estetismo. La perfezione del mondo assunto come modello reale, come modello, rende l'ingegnere sociale utopico insofferente di fronte alla strategia riformistica consistente nel tentativo di rappezzare l'esistente. La politica diventa in questo quadro un'arte, il cui capolavoro consiste appunto nella società nuova che l'ingegnere sociale viene costruendo. La bellezza perseguita lo rende del tutto indifferente rispetto alla violenza eventualmente necessaria in corso d'opera. Popper cita il detto di Lenin, secondo il quale non si può fare una frittata senza rompere le uova. Così, Platone parla di un pittore di costituzioni che deve ripulire la tela prima di cominciare a tracciare il suo quadro. Questa ripulitura può consistere, per esempio, nel bandire la città tutti gli abitanti superiori ai 10 anni, perché già educativamente corrotti. Non so se si da prendere la lettera a questo passo, ma non ancora. Oppure, come dice il politico, questo è da prendere la lettera, di purgare la città uccidendo o esiliando parte dei suoi cittadini. Che cosa non funziona, secondo Popper, in questo modo di pensare, che pure è affascinante? Non funzionano due cose. Da un lato l'inevitabile dogmatismo sui fini. Quali siano i fini da perseguire lo sanno in pochi che ne hanno un'intuizione teorica. Questa, la natura dei fini da perseguire non è sottoponibile
a discussione pubblica, non è quindi discutibile o controllabile o verificabile o argomentabile pubblicamente, ma è qualcosa che esiste nella mente del gruppo dirigente che ne ha avuto l'intuizione. Inoltre c'è la lunghezza temporale della sequenza dei mezzi che non possono essere, diciamo, questa sequenza dovrebbe rimanere rigida attraverso il tempo in modo da condurre a quel fine, altrimenti se ci sono modifiche del fine il mezzo diventa inutile, ma se ci sono modifiche nella sequenza dei mezzi il fine diventa irrealizzabile. In questa circolarità accade, può accadere effettivamente che i mezzi stessi diventino finalità in se stessi, cioè siccome senza questo non si può ottenere quest'altro, allora questo è il mio fine. E anche qui credo che Popper, oltre che a Platone, forse persino più che a Platone, pensi alla rivoluzione bolscevica. Insomma, l'arbitrarietà dei fini, l'impossibilità di controllare razionalmente la sequenza temporale dei mezzi, la trasformazione dei mezzi in fini, per quanto odiosi essi possano essere, è come se rompere l'uovo diventasse lo scopo della riforma e non la frittata che si deve fare, e tutto questo rischia di portare l'inferno in terra anziché in paradiso. Bene, questa è la requisitoria di Popper. Ci sono state, si può dire che la metà del secolo scorso era passata nel tentativo di difendere Platone dall'aggressione di Popper, che qualche volta è diventato un tentativo di difendere Platone da se stesso, come vedremo. Ma quello che va notato prima di tutto è che è mancata completamente una discussione sui principi che orientano il discorso di Popper, che si può presentare in forma di due schemi sintagmatici. Uno, solo il pensiero liberale democratico non è accettabile, ma Platone era organicista, olista, comunitario, illiberale. Dunque Platone ha torto e il suo pensiero è inaccettabile. Secondo sillogismo, solo il riformismo gradualista è accettabile, ma Platone era un ingegnere sociale utopico ostile al riformismo. Dunque Platone ha torto e il suo pensiero è inaccettabile. Le due premesse principali non sono mai state messe in discussione. Allora, se si vuole salvare Platone dalla conclusione del sillogismo, cioè se si vuole evitare che Platone venga messo al bando dalla buona tradizione del pensiero occidentale, bisogna discutere il termine medio, cioè dire che, allora bisogna dire che Platone, nella forma più semplice, bisogna dire che Popper aveva torto perché Platone era un pensatore liberale democratico. E allora possiamo dire che sia un liberale democratico accettabile, Platone era liberale democratico e Platone quindi è accettabile. E questa è la prima, in effetti, il primo tentativo sperimentato e all'inizio da Levinson, più recentemente e più approfonditamente da Griswold, anche da Monson. Ma dimostrare che Platone sia considerabile da qualsiasi punto di vista un pensatore liberale democratico è un'impresa francamente intenibile. Ci sono state recentemente delle messe a punto critiche di Pradeau in Francia, di Bertelli e Ferrari in Italia che l'hanno dimostrato, ma non c'era neppure neanche il giorno di grande dimostrazione. Posso ricordare un punto solo che mi sembra dirimente su questa faccenda, se potrebbero commentare molti. Per il disprezzo profondo di Platone per il pletos, per le masse, per le forme. Il punto è che per Platone pensare che l'eguaglianza tra gli uomini sia un dato di fatto, un dato di partenza del pensiero politico, è la cosa più assurda che si possa concepire. L'eguaglianza tra gli uomini può essere lo scopo di un processo politico che comporti la rieducazione di larghe parti della società in modo che anche queste parti della società possano controllare forme razionali di pensiero. Ma il dato di fatto è invece che di partenza è che c'è una disuguaglianza profonda di situazione intellettuale, morale e politica. Quindi il presupposto di qualsiasi modo di pensare liberale democratico, cioè l'eguaglianza di partenza tra gli uomini, è assolutamente
impensabile per Platone. Accantonata questa prima linea di difesa, se ne è sperimentata una seconda, che Platone, le tesi politiche di Platone, non esprimono in realtà ciò che Platone riteneva davvero realizzabile e persino desiderabile. Ci sono due varianti importanti di questa tesi. È quella di Gadamer, che menzionava prima Girgenti, secondo il quale i testi politici di Platone appartengono al genere letterario dell'utopia, dove però Gadamer intende per utopia soltanto le favole del paese di Bengodi, cioè i racconti che nulla hanno a che fare con la realtà, che non indicano nessuna possibile, diciamo, contaminazione fra il pensiero, la favola utopica e la realtà. Questo favoleggiare utopico avrà il suo senso, ma non presenta alcun aspetto progettuale, e quindi ciò che Platone ha esposto nelle sue favole sul paese di Bengodi, quello della Repubblica e quello delle leggi, che poi tanto di Bengodi non saprebbe, ma comunque non importa, non avrebbero nessuna pretesa di realizzabilità. Quindi le accuse di Popper a Platone di pensare di tradurre in processi politici il suo discorso utopico è infondato. La seconda, qui si può obiettare, anche qui faccio solo qualche cenno, naturalmente. C'è un passo molto preciso nel libro sesto della Repubblica, dove Platone dice che affidarsi alle eukai, è una parola greca che possiamo tradurre come pii desideri o castelli in aria, cioè dire soltanto ciò che ci piacerebbe, senza indicare come questa cosa possa venire tradotta in realtà, è ridicolo, è degno del più grande ridicolo, geloion. Cioè Platone ritiene che la forma favolistica, diciamo, dell'utopia, quella che non ha alcuna diretta o indiretta proiezione sulla realtà, è qualcosa che va considerato semplicemente ridicolo. E quindi questo mi sembra che sia sufficiente, a meno un indicativo, per inficiare l'ipotesi di Gadamer. Più sottile è l'interpretazione di Strauss, di Leo Strauss, che è un'interpretazione che va sotto il segno della ironia. Strauss ha applicato questo metodo dell'interpretazione ironica dei testi filosofici. L'interpretazione ironica significa nel pensare che i testi filosofici dicono una cosa nella superficie testuale, ma che in realtà presentino dei segni per cui il lettore capace e attento va oltre la superficie testuale e capisce quale sia l'autentico messaggio del testo filosofico, che a volte può essere esattamente l'opposto di quello che la superficie testuale non voglia. Perché gli autori filosofici dovrebbero seguire questa strategia? Per mettersi al riparo dalla censura, dalle persecuzioni del potere, dagli attacchi del potere costituito. Strauss ha sviluppato questo suo approccio esegetico lavorando sul filosofo ebreo Maimonide, e tuttavia c'è la differenza tra filosofi che vissero vissuti in società teocratiche fortemente condizionate dall'autorità statale e ecclesiale e filosofi che sono vissuti in altri ambienti come Platone. Vero è, si potrebbe dire che ci sono stati processi politici anche ad Atene, come quello di Anassagoro, poi naturalmente quello di Socrate. Ma la cosa più che rende più difficile, guardate l'esegesi di Strauss e dei suoi allievi, è sempre interessante perché conduce a leggere i testi con maggiore attenzione, con maggior sensibilità di quanto si faccia abitualmente. Quindi sono lavori comunque utili e interessanti, ma l'insieme delle cose porta Strauss a dire che ciò che Platone ha scritto nella Repubblica non è il suo progetto politico, ma vuole dimostrare per l'assurdità stessa che esso presenta il proprio contrario. Cioè, Platone dice, i filosofi devono governare. Se i filosofi governano, avremo nella città la comunione delle donne, la comunità dei beni, l'abolizione della famiglia e tutte queste cose.
Ora, tutto questo è palesemente assurdo, è contro natura, dice Strauss. Che fosse contro natura l'aveva già detto Aristotele, Strauss qui ripete, è palesemente contro natura. Allora Platone sostiene queste tesi palesemente contro natura per dimostrare che cosa? Per dimostrare che se la filosofia governasse della città avremmo inevitabilmente degli esiti contronaturali. Dunque, quello che vuol dimostrare la già Platone è che la filosofia non deve governare la città, perché il posto della filosofia è diverso da quello della politica. Ci sono degli strati, secondo Strauss, uno è quello della politica, che deve essere lasciata autonoma, uno è quello della filosofia, e quello superiore è quello della rivelazione divina. La filosofia sta a metà, sta in una zona intermedia tra politica e parola di Dio, ma non può pretendere di governare la politica e la politica non deve farsi governare. La Repubblica dunque sarebbe un testo ironico che, dimostrando le conseguenze assurde di un governo di filosofi, dovrebbe convincere i lettori a aborrire questa prospettiva del governo. Questa prospettiva di Strauss è stata parecchio, come dire, depotenziata dai suoi stessi allievi. Il migliore di tutti è Stanley Rosen, che ha scritto un libro molto bello, recente, dove dice sì, da Platone una cosa possiamo sicuramente recepire, che il rapporto tra la filosofia e la politica è un rapporto tormentato e pericoloso per entrambe. Questo lo si può capire. Ma che poi invece Platone neghi in realtà che la filosofia debba essere coinvolta dalla politica e che la politica deve essere coinvolta dalla filosofia, questo è l'altro. Dunque, Gadamer, utopia, racconto utopico, Strauss, ironia. La terza via di difesa di Platone è quella della sua depoliticizzazione, come dicevo prima. All'origine ci sta probabilmente Jäger, o due autori comunque, uno è Jäger e l'altro è Föbling, ma Jäger viene prima. Jäger nel 1933, quando scriveva l'introduzione a Paideia nel Berlino del Trionfo Nazista, aveva dei cenni fortemente invece di apprezzamento della Staatsethik, della etica statuale greca e del potere della comunità politica come comunità che riassorbiva le individualità soggettive come senso della potenza e così via. In America ha cambiato ovviamente posizione e quindi nel secondo volume di Paideia presenta un Platone che avrebbe avuto sì inizialmente tentazioni politiche, ma in seguito si sarebbe rivolto alla teologia e alla morale, e quindi la sua opera avrebbe assunto prevalentemente un aspetto di morale, abbandonando la politica. Questa posizione è stata ripresa nell'opera fondamentale di Föbelin, Ordine e Storia, del volume dedicato a Platone. Föbelin ritiene, anche Föbelin ritiene che Platone inizialmente fosse, diciamo, coinvolto profondamente, emotivamente e anche teoricamente nella politica, fino al dialogo di Sato in Gorgia. La cosa curiosa è che in questa parte, soprattutto nella sua analisi del Gorgia, Föbelin riprende da vicino le posizioni di un autore chiaramente filonazista come Klutzler Hildebrand, che ha scritto un'opera dal titolo preoccupante Platone, punto, la lotta dello spirito per la potenza, che è un titolo che non lascia molte di Bach, del Geist. Non lascia molti dubbi sulla sua ispirazione. Quest'opera è curiosa perché questo è un libro di Hildebrand, che è un libro nazista, Hildebrand poi diventò ufficialmente nazista, fu pubblicato in Italia dall'editore Einaudi nel 1947. Ora, com'è possibile, voi direte, che è editore tradotto da Giorgio Colli?
com'è possibile che una simile mostruosità, che un libro d'artista esca nel 47 da Einaudi in Italia? Beh, ho scoperto che il contratto era stato firmato nel 43. Evidentemente la traduzione era già stata fatta, i diritti erano stati pagati e quindi Einaudi ha pensato bene comunque di tirare dritto. Non so se la cosa ha suscitato scandalo, no, questo non lo sono andato a controllare. Comunque, questa è una parentesi un po' pittoresca. Severin, ripeto, da analizzare la prima parte politicista di Platone, segue piuttosto Hildebrand. Ma, secondo Severin, Platone subisce una delusione sia psicologica, sia storica che teorica, nel suo misurarsi, nel suo rapportarsi alla politica ateniese diretta, viene, come dire, sconfitto e respinto. E allora si volge verso un ordine superiore, l'ordine che non ha appunto a che fare con la città, ma ha a che fare con l'anima. In un passo del libro nono della Repubblica, quello sul paradigma in cielo, che poi, di cui poi parleremo, Feuglin scrive che l'indagine sul paradigma di una nuova polis assume l'aspetto di un'indagine sull'esistenza dell'uomo in una comunità che trascende non solo la polis, ma qualsiasi ordine politico storico. Il salto entro l'essere, cioè verso la forma trascendente dell'ordine, c'è davvero in Platone, e correttamente età successive riconoscono in questo passo una prefigurazione della concezione agostiniana della civitas dei, quindi uno spostamento definitivo verso l'anima e il suo ordine trascendente, una politeia transpolitica che si trova in cielo e che verrà realizzata nell'anima di chi la osserva. E in questo passo, ma in generale della Repubblica, Feuglin vede comunque la delusione politica di Platone, che si traduce in un movimento che è di tipo agostiniano, cioè non si tratta di realizzare un ordine politico terrestre, ma di realizzare un ordine dell'anima per rispetto a quello dei cieli. Dopo Hegel e Feuglin, gli interpreti più recenti di questa corrente, che è nata nel mondo anglosassone, soprattutto con Julia Annas, ma che poi ha anche avuto echi sia in Italia che in Germania, non vedono in Platone queste due fasi, la prima politica e la seconda delusa, quindi morale e teologica. Vedono Platone coerentemente antipolitico. Le parti politiche della Repubblica, l'abolizione della famiglia e della proprietà privata, la condotta della guerra, il potere dei filosofi, dice Julia Annas, sembrano trascurare le realtà politiche così deliberatamente che c'è sempre stato un dubbio sulla serietà degli intenti di Platone. Le proposte politiche sono, se prese alla lettera, assurde. Esse sembrano sia arbitrarie sia deliberatamente non realistiche. Inoltre brevi, insufficientemente sviluppate, marginali. Sono presentati in una maniera così approssimativa, incompleta ed estremistica da risultare estranee alla tradizione della filosofia politica, alla maniera di Locke e Hobbes. Siamo di nuovo al punto implicito di cui parlavo prima. Se l'unica filosofia politica buona è quella di Locke, allora certamente Platone non appartiene a questa filosofia politica. Ma Julia Annas e quelli che, come dire, in qualche modo ne si accostano, non dicono che, non essendo simile a quella di Locke, la filosofia politica di Platone è cattiva filosofia politica. Questo si potrebbe dire, l'ho detto qua. Dicono invece che non è una filosofia politica. Allora, o è come quella di Locke oppure non è politica. Questo serve ad assolvere il Platone della critica, ma è però, come voi vedete, si appoggia su un presupposto concettuale piuttosto capzioso. Che cos'è allora la Repubblica se il suo tema non è, non vuole essere, non può essere la polis ideale? È un discorso sull'anima. È un discorso sull'ordine interno dell'anima, di cui tutto il discorso politico è una metafora
destinata a rendere più facilmente pensabile ciò che noi dovremmo realizzare all'interno della nostra anima. Non c'è rilevanza politica nella discussione sullo stato ideale. È introdotta per illuminare l'anima attraverso una grande metafora, una potente metafora della gerarchia delle parti sociali, che costituisce un modello per l'ordine individuale. Il suo ruolo è quello, dice Hamas, di rendere l'individuo capace di conseguire un'idea di moralità che può internalizzare nella vita di un uomo. Dunque, e poi potrei citare Giovanni Ferrari, americano, il tedesco Blössner, in Italia Bertelli e la Islandi Parente, per certi aspetti anche Alexandre Coglieri in Francia, ma soltanto per certi aspetti. Platone dunque è papa della torto, perché Platone in realtà non ha parlato di politica. Ha parlato di morale, ha usato in modo più o meno opportuno, adeguato, metafore politiche, ma queste metafore sono soltanto metafore che servono per illuminare quella che dovrebbe essere la condizione interna dell'anima, e qui è il modello di Fiogherin, è proprio quello di Platone. Ci si può interrogare, e spesso mi si interroga, sulle ragioni di questo movimento ciclico della ricerca interpretativa. Com'è che si parte da un punto, poi già negli anni 40 lo si supera e poi lo si riprende, si nega la posizione di Platone. È un nervo scoperto, perché visto che non è possibile dimostrare ciò che sarebbe auspicabile, cioè che Platone era liberale democratico, allora l'aspetto politico della Repubblica continua a riproporsi come un problema, come un interrogativo, e questo nervo va periodicamente, direi, rivitalizzato, se non si vuole ricorrere alla sua asportazione chirurgica alla maniera di Popper. Questa strategia va discussa in modo analitico sulla base degli argomenti testuali, qualche cosa accennerò nella seconda parte della conversazione. Ma quello che volevo richiamare adesso, e per concludere su questa parte, c'è a mio avviso un pericolo più generale che deve preoccupare tutti, anche non soltanto gli antichisti, ma anche i teorici del pensiero politico. Il pericolo è quello di un impoverimento del livello teorico del dibattito interpretativo su Platone e la Repubblica. Questo dibattito dovrebbe misurarsi all'altezza delle sfide poste da Platone al pensiero filosofico e politico, e anche all'altezza delle domande poste a Platone dai suoi critici veri, da Aristotele a George Grote a Karl Popper. Vorrei indicare in modo sommario alcuni dei problemi che si impongono a questo livello della riflessione. 1. Un pensiero dell'utopia politica progettuale è in qualche misura utile e produttivo? E come è eventualmente possibile controllare i rischi che esso presenta? Quali sono i limiti della desiderabilità e della praticabilità del progetto utopico? Quale può o deve essere il ruolo della filosofia nella politica, e specialmente della politica dell'utopia? 2. Quale tipo di antropologia è implicata dal progetto di perfettibilità utopica o compatibile con esso? Le resistenze opposte a questo progetto dalla natura umana, come diceva Aristotele e come ripeteva Strauss, sono da considerare insuperabili o esiste un margine di perfettibilità della natura umana che sia dovuto all'ingegneria sociale utopica o a strategie educative di diverso genere? 3. Quanto ai contenuti dell'utopia della Repubblica, la strana combinazione di elitismo illuministico, cioè potere al sapere, potere ai filosofi, potere ai sapienti, e di comunitarismo. Io parlerei di comunismo repubblicano, visto che è un comunismo, una forma di comunismo non economico, come quello che siamo, ma politico. Questa strana combinazione di elitismo e di comunitarismo è in qualche misura sensata e riconoscibile come una opzione possibile nell'ambito del pensiero politico?
Se non è così, per quali ragioni risulta insensata o inaccettabile? Credo che sia in ogni caso molto meglio seguire la via della confutazione, mostrando come Aristotele che si tratta di cattiva politica, piuttosto che negare che si tratti tout court di politica. Perché in questo caso, come dicevo, la sola vera politica è implicitamente quella del tributo tale dall'interno. Quarto, e questa sarebbe stata forse la parte in cui Canfora avrebbe potuto portare un contributo importante. Quarto, resta naturalmente il problema di ricontestualizzare Platone nel suo ambiente storico, politico e culturale. Ad esempio, i rapporti con Aristofane, Lucidide, letteratura ordinaria dei sofisti e dei socratici, il senso della critica alla democrazia e all'oligarchia, l'atteggiamento ambivalente di rifiuto e attrazione verso le tiranni del IV secolo. È chiaro che queste complesse questioni storiografiche possono venire affrontate in modo sensato solo se si riconosce il carattere politico della Repubblica, altrimenti escono completamente, come dire, dalla luce di tutto. Finirei così per la prima parte e poi siamo fatto 10 minuti di pausa. Come possiamo intendere il rammarico che viene dato nella settima lettera quando si scontra con gli uomini e le cose e dice che interpreterà la testa, insomma? Scusi, come possiamo intendere il rammarico che scrive Platone nella settima lettera? Il rammarico a proposito di che cosa? Il rammarico nei confronti del progetto che comunque ha avuto una derrota rispetto agli uomini e le cose, da le cose. Perché io non ricordo effettivamente se è stata scritta prima o dopo la lettera. La settima lettera è un grosso problema. Se è un testo di Platone, se, sul fatto che certo, allora è posteriore, cioè molto tardi, esattamente dopo la Repubblica. Ma soprattutto dopo i ripetuti viaggi di Platone in Sicilia, e di questo parlerò però nella seconda parte, quindi posso deviare. Posso deviare, sì. Se l'ironia è legata a un carattere del contesto politico, e l'ironia di Platone, in quale modo si rapporterebbe con la censura? Nel senso, in che senso la Repubblica potrebbe essere più accettabile nel suo contesto socio-politico rispetto a un progetto come quello che vede Strauss? Nel senso, Platone non ha ovviamente una tradizione filosofica di legame tra filosofia e potere per scendere lo stesso. Dovrebbe affrontare eventualmente. Questo non è esatto, cioè c'era, perché c'è una tradizione di rapporto o di aspirazioni o di gestione del potere, che è il caso tipico quello dei pitagorici, che sono fra gli ascendenti filosofici di Platone, che si hanno lasciato dall'opinione pubblica ateniese una memoria sinistra del governo che esercitavano a Platone, a Sibari, a Taranto. Quindi c'è sicuramente l'antecedente pitagorico con la sua memoria non proprio felice. E poi ci sono altri casi di pretese, credo che gli ateniesi, dice lui stesso, diffidassero del potere filosofico soprattutto non in ragione del fatto che al potere i filosofi combinavano il mai, ma del carattere dei filosofi, che essi ritenevano personaggi molli, bizzarri, astratti, incapaci di far preso la sua realtà. Però il problema che invece bisognerebbe una domanda che deve fare a Strauss è che tutte queste cose Platone le dice in modo assolutamente esplicito, non nasconde. In realtà, se Platone dovesse difendersi da un potere repressivo, non avrebbe detto queste cose, avrebbe detto le altre, cioè che la filosofia non deve occuparsi di politica, che la città non va riformata. Tutto quello che dice è esattamente ciò che lo esporrebbe alla persecuzione, quindi questo rende poco credibile. Ma devi facciamo dopo, È attraversata da una specie di gioco delle parti, in cui Socrate fa un discorso che presenta i caratteri della affabulazione immaginaria intorno alla nuova città. Ospel e mito mitologei, da come si favorisce in un mito. Perché sostiene che il discorso è comunque più vicino alla verità di quanto nessuna rivelazione pratica possa esserlo,
e quindi è il caso di foggiare, diciamo, questa città di discorso. Glaucone, il fratello di Platone, invece preme perché Socrate passi da una formulazione utopistica alla indicazione della realizzabilità del progetto. Cerchiamo, dice, di convincere noi stessi di questo solo punto, che questa costituzione è possibile e come è possibile, e lasciamo perdere tutto il resto. Io credo che Socrate e Glaucone siano due facce dello stesso lavoro, cioè da un lato il desiderio di costruire nel discorso una forma politica perfetta e dall'altro l'esigenza di indicare come questa non sia appunto soltanto un castello in aria, ma sia qualcosa che in misura approssimata, certo non mai in misura perfettamente adeguata al modello, è realizzata. Nel questo libro Socrate si lascia, quindi cedendo a Glaucone, indica la condizione minima necessaria perché questa, la costituzione di cui si è ragionato a parole, possa più o meno adeguatamente essere prodotta in pratica. La condizione primaria è che i filosofi assumano il potere o che i figli dei potenti o che i potenti o i loro figli si convertano alla filosofia. Cioè che ci sia una forma di potere filosofico, e aggiunge Socrate che mai più la vocazione filosofica e la vocazione politica siano separate, ma che sempre vadano congiunte. Senza di questo, dice Socrate, la politeia, la costituzione di cui abbiamo mitologizzato nel logos, non prenderà mai compimento nei fatti. Questa è la premessa del discorso che viene fatto, che, a cui arriverò adesso. Poi c'è una lunga analisi che ha descritto la condotta morale dell'uomo filosofico in una società diversa dalla Callipolis. E Socrate conclude: così anche per gli onori, mirando allo stesso scopo, cioè a preservare integra la politeia interiore, l'ordine interiore dell'anima, volentieri parteciperà e godrà di quelli che ritenga possano renderlo migliore, mentre rifugirà in privato e in pubblico da quelli che rischiano di rovinare la stabilità della sua condizione. Quindi un filosofo che vada all'equilibrio della propria anima e sta attento a che non esso non venga privato di parti esterne. Glaucone commenta: perciò non vorrà certo svolgere attività politica, da politica pratica, sei di questa condizione, la condizione dell'anima in cui si prende cura. Socrate risponde: ma no, ne farà, e anche molta, nella città che gli è propria, cioè diciamo nella città utopica realizzata. Non però forse nella sua patria, a meno che non sopravvenga una qualche sorte divina. Teia tuiche, memorizzate questa espressione, teia tuiche, più che futuro, sorte, teia vuol dire divina, qui teios non è un aggettivo che rimandi a una provvidenza divina, ma alla straordinarietà del caso, a meno che non si verifichi qualche circostanza fortuita ed eccezionale, questo è il senso. Per quanto riguarda il presente, Socrate aggiunge, questo è il famoso passo del libro nono, 591-92, la città dell'utopia non esiste, è stata fondata solo nei discorsi. Ma forse, sono le ultime parole del libro nono, forse, dice Socrate, è posta in cielo come un modello, un paradigma, offerto a chi voglia vederlo e avendolo di mira, osservandolo, guardandolo. E qui ci sono due parole strategiche che vi devo dire in greco, perché la loro traduzione comporta l'interpretazione dell'intero passo. C'è in cielo un paradigma, un modello, offerto a chi voglia vederlo,
e chi l'ha visto intenda su questa base e ritorna cattolicizzain. Aggiunge Socrate, poi adesso vengo subito alla traduzione. Non fa alcuna differenza se questa città esista da qualche parte o se esisterà in futuro. Egli, il filosofo, agirà solo in vista della politica di questa città e di nessuno. Cosa vuol dire Euton Katoikizei? C'è un'interpretazione autorevolissima di Abam, il grande commentatore dell'inizio del secolo, l'anno scorso, della Repubblica, che traduceva. Può parlare al microfono per cortesia, non si sente, se si sente. Così va bene? Scusate, questa espressione il Tolkato e Kilding è stata tradotta dal grande commentatore inglese Adam all'inizio del secolo scorso con found a city in himself, fondare una città in se stesso. Katoikizein viene quindi tradotto come fondare, rifondare, e il complemento oggetto è Euton se stesso, quindi rifondare se stesso, fondare una città in se stesso. Questa interpretazione naturalmente va nel senso della lettura apolitica o antipolitica della Repubblica, cioè il modello offerto nella teoria è qualcosa che serve a ognuno di noi per rifondare se stesso, per fondare una costruzione giusta di se stesso e non nell'ambiente, nell'ambiente politico. Però, e qui vi risparmierò le citazioni, ma non è questo il significato greco di katoikizein più accusativo. Il significato di katoikizein più accusativo vuol dire trasferire una comunità da un posto a un altro. Quindi kata e oikizein. Oikizein è insediare, kata è, indica la differenza, l'ulteriorità, insediare qualcuno in un posto diverso da quello dove si trova. Questo vale prevalentemente per l'insediamento di colonie. Katoikizein, una colonia in un posto. E sì, ho qui tutta una lista di passi che lo confermano. Direi che non c'è dubbio che il significato prevalente di katoikizein più accusativo sia quello di trasferire, insediare qualcuno in qualche luogo. Che cosa vuol dire allora questo? Vuol dire che non è che il filosofo, osservando, contemplando il modello teorico, debba rifondare se stesso, ma deve trasferirsi nel, diciamo, in quella dimensione, deve trasferire se stesso nella dimensione dell'utopia. Cioè, qui, quello di cui si parla non è una cancellazione della orientazione politica, ma è un riorientamento dello sguardo politico. È una, diciamo, un cambiamento di finalità dell'azione politica. Il filosofo farà solo le cose di quella città e non altre. Questo vuol dire che non è che sia sterrato dalla politica, ma farà cose politiche non in vista degli equilibri di potere o di governo della propria città storica, ma se agirà, agirà soltanto in vista della città dell'utopia. Quindi è un riorientamento della intenzionalità politica, dello sguardo politico dal mondo storico esistente verso quello possibile dell'utopia. Naturalmente fare le cose della città dell'utopia richiede agire intanto nella città propria, e questo è possibile soltanto in ragione di questa sorte divina, di questa circostanza straordinaria e fortuita di cui ho parlato. Perché circostanza straordinaria e fortuita? Qui vengo e cercherò di essere veloce, ma è un punto che è molto importante. Io sono convinto che la realizzazione dell'utopia non appartenga per Platone al tempo della storicità normale. La storia non va in quella direzione,
non è una storia teleologicamente orientata che ci conduca verso la città perfetta, anzi, per Platone se c'è una storia è una storia di decadenza, è una storia che fa precipitare le forme politiche sempre più in basso verso, diciamo, il grado zero, che è quello del dominio tirannico. Non appartiene alla normalità del corso degli eventi storici la realizzazione di questa, della città utopica. E qui il linguaggio di Platone è incalzante. Ci saranno, si conserveranno veri filosofi soltanto se una sorte divina, ma più che divina, li possa soccorrere. Che siano indotti a occuparsi della politica della città dipende da un ananke ktykes, da una necessità fortuita. Anche così la rivoluzione può avere successo solo grazie a circostanze propizie sopravvenute per una sorte divina, teia tyke ancora. Insomma, c'è un incalzare del linguaggio che segnala in Platone il fatto che l'avvento della città dell'utopia o persino delle condizioni di un'attività politica rivolta a questo fine è una cosa del tutto eccezionale che dipende da un insieme di circostanze che non appartengono, ripeto, alla normalità del corso della storia. È come se improvvisamente, Platone non usa la verba improvvisamente, ma il senso è quello, un piano, diciamo, verticale si venga a inserirsi sul piano orizzontale del corso storico. Il piano verticale che è quello che conduce, che rende possibile agire in vista di, e rende possibile quindi di realizzare la città di utopia. Di più, sulla realizzabilità dell'utopia, Platone nella Repubblica non dice esplicitamente. Tuttavia, non è possibile non leggere sia nella Repubblica sia nella Lettera Settima, e come vedremo in modo più esplicito nelle leggi, qualche cosa di più, qualche cosa che va oltre questa circostanza divina, questo favore fortuito delle circostanze. E d'altra parte sarebbe, forse la teoria non consentirebbe di essere più precisi, ma sicuramente l'orizzonte di attesa prodotto dal modello in cielo è tale da forzare in qualche misura la mano della prassi, del pensiero legato alla prassi, nel senso di riconoscere magari prematuramente e magari erroneamente il verificarsi di queste circostanze fortuite e politiche. Così infatti la Lettera Settima, se la dobbiamo considerare autentica, Platone dice che una teia boira, una sorte divina anche qui, potrebbe indurre il giovane tiranno Dionisio, un figlio del vecchio tiranno di Siracusa, a convertirsi alla fede. È come se noi andassimo in giro a guardare i segni dell'avvento di questa sorte divina, di queste circostanze fortuite ed eccezionali. Da qualche parte si devono produrre. E se volete c'è anche una sorta di impazienza psicologica, cioè un atteggiamento in cui la risposta di attesa attiva il desiderio attiva l'impazienza, e l'impazienza porta anche a travisare magari i segni del fortuito prodursi di circostanze favorevoli. Ecco, se questi segni si producono, se quindi è possibile iniziare nella città storica un'attività politica tesa alla realizzazione, seppur imperfetta, del modello utopico, dove reprire? Questa è la domanda cruciale in Platone, la poneva già John Roth, ma Platone se la pone sicuramente. Dove reperire la forza? Perché se l'orizzonte di attesa richiede ha delle esigenze di velocità e di efficacia. Se abbiamo riconosciuto il sopravvenire di queste circostanze favorevoli,
abbiamo un problema di rapidità e di efficacia nell'azione. Dove reprimere quindi una forza che possa agire con una velocità e di efficacia? La Repubblica aveva già evocato il fatto, la possibilità che, sempre per un'ispirazione divina, qualche dura stessa, qualche potente, potesse convertirsi alla filosofia, anche se in primo piano era sempre, si era considerato l'accesso invece diretto dei filosofi stessi al governo. Questa figura del potente, del dura stessa, che la Repubblica adombra come alternativa al governo diretto dei filosofi o come possibilità congiunta adesso, e che sicuramente è stata, come dire, ha ispirato la costellazione dell'impresa siracusana, dove c'era un tiranno che pareva disponibile alla conversione filosofica, Dionisio II, e al cui fianco andava a porsi un filosofo per agire da consigliere, quindi una costellazione di questo tipo. Veramente Dionisio II è andato di ore, ma insomma è la operazione quella. Oltre a quella siracusana, ancora nelle leggi Platone è esplicito, e su questo vorrei richiamare la vostra attenzione. È un passo che non viene spesso citato dagli interpreti perché è in qualche misura imbarazzante. È nel libro quarto, 711, dove Platone immagina che ci sia un legislatore filosofo, un filosofo destinato ad agire da legislatore nella città, a cui gli si chieda che tipo di città vuole per poterla riformare. E il filosofo risponderebbe: datemi una città retta da un tiranno, a condizione che sia un tiranno giovane, intelligente e disposto ad accettare la sua guida, naturalmente. Questo tiranno guiderà la città nel modo più rapido e migliore possibile verso la buona costituzione. Dice Platone: non c'è, né vi sarà mai, modo più rapido ed efficace di questo per vestire una costituzione. E aggiunge: un tiranno che intenda trasformare i costumi di una città non ha affatto bisogno di grandi sforzi né di moltissimo tempo. Nessuno potrà convincerci che una città possa mutare le sue leggi in modo più rapido e più semplice che grazie al comando di chi detiene il potere, né che ora avvenga, questo avvenga in altro modo, né che mai accadrà in futuro. Sono parole dell'ultimo Platone, come vedete, molto significative e anche molto imbarazzanti, perché Platone è anche quello che nel libro 8 e 9 della Repubblica ha condotto una critica feroce alla figura del tiranno come uomo incontinente, come lupo in vesti umane e così via. Qui accade, secondo me, un mutamento che al tempo stesso accade, che al tempo stesso accade nella teoria e nella pratica storica, e cioè una diminuzione dell'avversione verso contro i tirannidi che si produce nell'opinione filosofica ateniese. Non c'è soltanto Platone, ma c'è anche Xenofonte, c'è stato scritto su Ierone, che di cui sono occupati Strauss e Kojève, piuttosto interessanti. C'è un mutamento di atteggiamento. Questo mutamento di atteggiamento, in termini storici, si deve probabilmente al logoramento e alla crisi delle forme di potere tradizionale, quella democratica e quella oligarchica, entrambe incapaci di gestire i mutamenti sociali molto rapidi che nel IV secolo si sono producendo. E al confronto l'esempio di efficacia decisionale del potere tirannico, come è quello che viene esercitato a Siracusa dalla famiglia dei Dionisi e anche altrove in parecchie zone della Grecia. La tirannide, insomma, rappresenterebbe un modello di potere efficace e veloce, con uno strumento potente con il quale realizzare finalmente le aspirazioni utopistiche che renderebbero poi per sempre inutile e superfluo, ovviamente, la tirannide. Sarebbe l'ultima tirannide necessaria per cancellare per sempre tirannide
l'ordine della storia. Ma questo orizzonte di attesa che nell'ambito di una città democratica o oligarchica non si vede come possa mai incontrare l'insieme eccezionale di circostanze favorevoli, di cui Platone parlava nella Repubblica, può invece essere riferito con maggiori speranze a un ambiente in cui il potere è definito dall'uomo solo, la cui conversione basterebbe a dare al filosofo la forza necessaria per attuare il suo disegno. C'è quindi un'attenuazione, ripeto, dell'atteggiamento antitiranico e anzi un guardare con maggiore simpatia all'ambiente tiranico che è confermata dalle tre spedizioni degli accademici a Siracusa. Platone è andato una volta sola, ma poi sono tornati altre due volte, alla fine hanno vinto questa invasione a porta di Dionisio. E molti altri accademici in realtà sono tutti coinvolti nelle vicende delle tirannidi del IV secolo. Tant'è vero che nel 307 fu intentato un processo contro le scuole dei filosofi ad Atene, ad opera di un certo Sofocle, che non era certo tragico, di Democane, che proponeva di mettere al bando le scuole dei filosofi, ma di mira era soprattutto l'Accademia, considerando le scuole di tirannide. È un bel cambiamento rispetto al libro VIII, l'anno della Repubblica, ma già il politico aveva presentato la figura di un uomo regio dotato di un potere assoluto, sciolto da qualsiasi legge e così via. E come abbiamo visto, le leggi indicano con chiarezza che a questo punto la concentrazione del potere nelle mani di un solo uomo è considerata come la via, diciamo, più spedita, più efficace, più rapida per la realizzazione della tirannide. Dunque, vorrei concludere in tre modi. Il passo sul paradigma in cielo non è un passo che indichi un trasferimento dalla politica alla morale, ma piuttosto indica una riconversione che sia al tempo stesso etica e politica della propria intenzionalità dalle vicende della politica storica della città in cui si vive all'orizzonte possibile del modello utopico. Quindi una conversione che riguarda certo la condizione interiore, ma che non è finita lì, non si chiude solo lì, non è soltanto rifondare se stesso, ma considerare la direzione verso la quale agire. Secondo, realizzare il progetto utopico e persino iniziare ad agire in funzione di questa realizzazione dipende da circostanze fortuite ed eccezionali che non appartengano, secondo Platone, al corso normale della storia. Sono esterne e estranee al corso della storia. Terzo, per supplire, come dire, in qualche modo, non so se è della teoria o diciamo della suggestione, a questa estraneità alla storia del mondo del modello utopico, si prende in considerazione l'efficacia del potere tirannico come potere capace di imporre rapidamente decisioni, che possono essere decisioni suggerite dal filosofo consigliere del tiranno, e dunque decisioni che instaureranno la nuova Costituzione, abolendo, ripeto, per sempre la tirannide. Cavalcare la tigre della tirannide è pericoloso, qualcuno lo sapeva benissimo, ma è qualcosa che i filosofi non hanno fatto. Non è che abbiano soltanto pensato, hanno anche provato a fare in più di una circostanza. Io non sono così ottimista come Alexandre Cuvier, che menzionavo prima, il quale diceva no, ma in fondo la storia dei rapporti tra filosofia e politica è una storia brillante perché è piena di filosofi che hanno consigliato i tiranni e che hanno ottenuto dei tiranni dei grandi successi. Ma insomma, questo è un po' più preoccupante. La tirannide è una tigre che va considerata con una certa preoccupazione. Questo ricorso alla tirannide non appartiene al linguaggio della Repubblica, appartiene a quello del politico, semmai delle leggi. La Repubblica lo anticipa con questa figura del potente che si possa convertire, ma non va oltre, non parla mai di tiranno, se non per criticarlo. Ma è in qualche modo una risposta che Platone stesso dà a ciò che la Repubblica lascia ubriaco. È una risposta che Platone stesso in qualche modo sente di dover dare a se stesso, forse prima ancora che agli altri, intorno a ciò che si potrebbe scoprire. Non dimentichiamoci mai che se la lettera settima è autentica,
sono però felice di essere partito da Siracusa per Siracusa per dimostrare di non essere uomo capace di soli discorsi, ma anche di azione. Per un aristocratico greco, essere capace solo di parole, non di azione, è la più pesante delle accuse, la più infamante delle accuse. Quindi è chiaro che Platone sente l'esigenza di azione, e di azione efficace, di azione che abbia conseguenze rapide, e di azione però che non si perda nel politicking, nella gestione politica della città storica, che non viene in testa. Va bene, per ora grazie. Professor Vegetti, a questo punto apriamo il dibattito, vediamo chi vuole intervenire, tutti in contemporanea, allora andiamo per ordine. Cominciamo. Okay. Cosa facciamo? Una per una o le raccogliamo tutte? Una per una. Allora rapidi. Allora, lo scritta, la ringrazio per la sua condivisione, filosofico. Ecco, mi sorgeva però un sospetto. Un po' infantile magari, però pensando alla critica di Popper e anche a questa concezione di cui ne parlava prima del Remo, tanto filosofo quanto sciamano, ecco, sembra che questa concezione trovi una eco, seppur a volte anche lontana, in altri due pensatori del secolo scorso che hanno cercato tutti e due di fondare una metodologia, l'uno filosofica e l'altra teologica, che fosse un po' più innovativa. E mi riferisco a Husserl, che nella critica delle scienze europee, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, insomma, muove questa critica, la differenziazione tra teleologia e ricerca scientifica, analitica. E a Josef Ratzinger, che nell'introduzione del cristianesimo muove una critica similare, però riguardante lo studio della teologia. Ecco, allora, se questo sospetto è ragionevole, insomma, che quindi i pensatori del secolo scorso hanno avuto questi richiami, quanto oggi nella nostra contemporaneità il re non è tanto uno sciamano quanto un filosofo? Cioè, riusciamo noi oggi a conciliare questa ricerca? Perché anche in ambito politico poi ci viene chiesto in un certo senso di scientificizzarci, no? Adesso la politica si chiama scienze politiche, tutto diventa scienza, quindi noi non ci troviamo più né sciamani né filosofi. Sì. È una domanda molto complessa, naturalmente, alla quale posso soltanto rispondere dando delle opinioni personali che non sono basate su teorie. La politica diventerà scienza, si chiamerà anche scienza politica, ma ormai come oggi la politica politicante, la politica quotidiana, la politica dei giornali, dei media, delle piazze, è stata meno scientifica. Siamo nell'epoca della retorica più vergognosa, dell'ignorare o travisare i fatti nel modo più clamoroso, senza che nessuno si preoccupi di controllare se ciò che viene detto corrisponda minimamente alla realtà. Quindi la politica sarà anche una scienza, lo è, delle università, ma nella gestione quotidiana della politica direi che siamo molto più vicini a una gestione appunto sciamanica, una ritualità, una gestualità, qualcosa che ricordo le danze della pioggia, no? Qualcosa del genere, che non ha una politica scientifica come la concepiva per esempio Weber, insomma, ha una politica che sia fondata su una razionalità pratica legata alla fatalità e ai problemi reali. Credo che siamo di fronte a un mondo in cui io ho l'impressione, sarà che sono rovinato dalla lettura di Platone, che siamo di fronte al mondo della demagogia, in cui la democrazia ateniese era degenerata secondo Platone. Platone fa questo bellissimo, a me piace citare questo bellissimo esempio nel Gorgio. Ci immaginate una giuria fatta da bambini. Se a questa giuria si presenta il medico che dice: bambini, dovete stare a dieta e prendervi questo purgante perché avete mal di pancia. E si presenta poi dopo di lui un pasticcere che dice: ma no, mangiate tutti questi bei manicaretti che vi ho preparato. Chi pensate che i bambini, che la giuria di bambini
approverebbe e chi condannerebbe, non c'è dubbio che approverebbe il pasticcere. Ecco, la democrazia ha paura che sia diventata una questione di pasticceri, e questo vorrebbe dire che il pubblico della democrazia è un pubblico di bambini, che non siamo ancora arrivati alla maggiore età, quella che Kant pensava che l'illuminismo avesse realizzato, non siamo ancora arrivati forse alla maggiore età. Dico questo dal libido reazionario che ha letto troppo Platone, non voglio sostenere che le cose vadano veramente così, però visto che lei mi provoca sulla controproduzione fra scienza e potere sciamanico, io ho più l'impressione che il potere che sia, viene esercitato oggi sia di quel tipo. Ma pensi al presidente della maggiore potenza mondiale, come si porge al pubblico, come comunica con questi... Mi pare che i messaggetti di 140 caratteri abbiano qualcosa di scientifico, che appartengono a una gestione del potere che ha qualcosa... No, non credo proprio. Secondo lei, alla base della lettura depoliticizzata e individualista, della filosofia platonica, potrebbe esserci la lettura che di Platone è stata fatta dalla filosofia neoplatonica, mentre invece è possibile che il contenuto politico e comunitario della filosofia platonica sia stato recuperato da una certa filosofia cristiana, in particolare penso ad Agostino. Direi proprio così, cioè è proprio in realtà l'artefice dello spostamento del modello di Politeia dalla città politica all'equilibrio dell'anima, nasce in proprio questo atteggiamento. Giuliana si riferisce anche ai medio platonici come Alpino, già prima del nostro. Il cristianesimo ha certamente dei punti. Io non voglio entrare nella discussione su Agostino perché è una discussione difficile che io non controllo e quindi non so quanto Agostino possa essere usato a favore della lettura di Fögelin, cioè negazione della possibilità di una politeia, di una civitas dei nel tempo, nella storia, e invece spostamento dell'anima oppure teleologia. Questo non voglio dire. Però è chiaro che il pensiero cristiano ha sicuramente accentuato di più aspetti comunitari, aspetti storico-politici rispetto alla pensiero neoplatonico. Sì, io ho apprezzato tanto la sua lettura, e volevo anche ringraziarla. Ci sono delle suggestioni che mi hanno provocato, io non so se riuscirò ad essere breve, ci provo. Riguardo quanto ha detto di Platone, però che il modello utopico è poco conciliabile con la realtà storica, per cui il filosofo in qualche modo nel perseguirlo deve in qualche modo obbedire a quelle che sono le leggi ideali e non alle leggi reali. Tutto questo a me, che non conosco il greco, mi è parso immediatamente evidente, nella misura in cui anche solo analizzando il termine utopia, l'utopia non è un tempo, uno spazio, è un luogo. È un luogo caratterizzato da una negatività, per cui è un luogo che non si trova nella realtà storica. Ora però, il fatto che il filosofo, o comunque colui che si rivolge all'utopia, a questi modelli ideali di città e di socialità, abbia sempre a mente questo modello che è estraneo alla realtà, le volevo chiedere quanto nell'interpretazione di Platone può aver influito, o meglio, quanto può aver retroattivamente influito l'ideale ascetico, ovvero l'ideale di distanza dal mondo. Penso, mi ricongiungo all'ultima domanda sul neoplatonismo, ma penso anche, prima ancora che a Thomas More o a Campanella, soprattutto a Gioacchino da Fiore, a Meister Eichhardt, insomma, tutta quella corrente di riformatori utopici in qualche modo. Questa è insomma la mia domanda. Grazie. Molto interessante. Prima di tutto però devo precisare che la parola utopia non compare in Platone, è la parola di conio moderno che non è. Lei ha menzionato Gioacchino da Fiore, che è considerato da Fögelin come il fondatore della corrente di distruzione della saggezza antica e quindi il fondatore di tutte le depredazioni della modernità.
perché Gioacchino da Fiore avrebbe pensato che la Civitas Dei, la città di Dio, è realizzabile nel tempo e nella storia, e questo sarebbe, secondo Feuerbach, il peccato originale di tutti gli utopisti totalitari, e ritenere che nella storia si possa realizzare un modello ideale. Ma lasciamo tra parentesi Gioacchino da Fiore, che appunto viene demonizzato da Feuerbach quasi quanto Locke, nel riguardo del quale ha espressioni francamente volgari, non mi sono mai spiegato perché, ma insomma. Ci sono, lei mi costringe a, come dire, rendere un pochino più complesso il mio discorso, perché in realtà ci sono in Platone non una, ma due figure di filosofo. Una è il filosofo legato alla politica, il filosofo riformatore, il filosofo che ritiene difficile, ma non impossibile, modificare lo stato delle cose umane, costruendo appunto una città che presenti delle caratteristiche tali da migliorare la condizione dell'umanità nel suo insieme. Uno è questo tipo di filosofo, un altro è un tipo di filosofo invece più vicino a quello che lei chiama ascetico. Di questo tipo di filosofo ascetico, che rifugge invece dalle vicende della città, si parla soprattutto nel Teeteto, in parte anche nel Gorgia, ma nel Gorgia si parla di questo tipo di filosofo soprattutto attraverso le critiche che Callicle rivolge a Socrate. Invece nel Teeteto si dice esplicitamente che il filosofo si occuperà del mondo delle idee, si occuperà della conoscenza metafisica, diciamo tra virgolette, ma non conoscerà neanche la strada che porta all'agora o al tribunale, cioè non avrà nulla a che fare con le vicende della polis. Sono due figure di filosofo nettamente contrapposte. Se si volesse usare un criterio quantitativo, direi che quella del filosofo che invece ha in mente la perfettibilità della città umana, della città storica, è prevalente nei testi platonici. C'è la Repubblica, ma ci sono le leggi, c'è anche il politico, eccetera, rispetto all'altra che è piuttosto isolata, ma sarebbe stupido negare che esistono entrambe e che nella tradizione, perlomeno in una delle traduzioni platoniche, ha prevalso la figura del filosofo del Teeteto, la figura dell'ascetismo filosofico. Tanto è vero che sia due autori di cui citavo, ma li ho citati in fretta per ragioni di tempo, di cui che citavo come protagonisti della depoliticizzazione di Platone, cioè la Margherita Snar di Parenti in Italia e un Cogier, perché poi di Cogier ce ne sono tanti, ma un Cogier in Francia, hanno detto che in realtà che è un grosso equivoco pensare che Platone volesse fondare una città per gli uomini, ma quello che voleva fondare era un cenobio filosofico, o addirittura, dice Cogier, un monastero per filosofi. Cioè, saremmo allora addirittura al separatismo dei filosofi che si recintano nella propria società e li vivono come vogliono e non interferiscono più con la città degli uomini. Ecco, quindi quella direzione interpretativa c'è, esiste, è stata fortemente sostenuta anche nel Medioevo, lo scettismo platonico è noto anche nel Medioevo e poi più in là. Ce ne sono tutte e due queste tradizioni. Non credo che sia possibile pensare che quella scettica sia prevalente, non lo è, ma anche sarebbe erroneo sostenere che non c'è. Sono entrambe, ed entrambe hanno a che fare con un modo di concepire la eccezionalità della. Ecco, quello che per Platone è importante è che la figura del filosofo sia eccezionale, sia outstanding, e allora lo può essere nel senso di futuro governante, ma lo può essere anche nel senso di asceta spirituale che disprezza ogni governo. Possiamo, si è anche provato a dare una spiegazione psicologica, cioè secondo momenti di ottimismo politico allora prevaleva l'una posizione, nei momenti di pessimismo, di fallimento o di frustrazione l'altra. Non credo che valgano neanche queste spiegazioni psicologiche. Entrambe però c'è tutto qualcosa a che fare con
la riflessione che non è mai terminata né in Platone né negli altri platonici sulla sorte di Socrate. Dietro a questo tormento, se il filosofo debba estraniarsi dalla politica o se debba coinvolgersi nella politica, c'è il processo della condanna di Socrate. Questo è l'episodio che non ha continuato, non ha mai smesso di interrogarli e di preoccuparli, suscitando anche risposte che possono essere differenziate. Volevo chiederle riguardo al rapporto, diciamo, del pensiero platonico con la realtà storica, mi viene in mente Sparta, nel senso che, appunto, che valore può avere pensare a queste realtà, come dire, storiche che hanno influenzato il pensiero di Platone, perché a noi parole come, appunto, eugenetica, piuttosto che questo comunitarismo estremo, possono sembrare, appunto, cose da totalitarismo, ma in realtà quantomeno nella tradizione abbiamo notizie, Monte Tarpeia piuttosto che eccetera, quindi in questo senso è la mia prima domanda. L'altra volevo chiederle, come dire, in che senso secondo lei, più come parere personale, possiamo dire che la Repubblica è un dialogo, come dire, che dà delle risposte riguardo appunto a questa situazione, ma nel senso che quando il fratello di Platone insiste perché Socrate appunto esca da questo suo, cioè quando lo leggevo, se non sbaglio, nell'inizio del secondo libro, si vede proprio come all'inizio Socrate descrive quasi la vita idilliaca del contadino, non lo so, che vive di quello che produce, eccetera. E forzato, esatto, esatto. E forzato da questa cosa viene portato in tutta questa dimensione che allora ha valore politico, ma sembra appunto diventare, man mano che si va avanti, paradossale. E quindi in che senso secondo lei, non voglio dire aporia, ma nel senso c'è una ambivalenza non risolta comunque nel pensiero di Platone, che volendolo inquadrare in categorie come pensatore totalitario piuttosto che va persa poi nel confronto col testo? Sì, Sparta. Sicuramente Platone apparteneva a una corrente dell'aristocrazia ateniese che era sospetta, ma non infondatamente, di simpatie filo-spartane. Questa era una parte dell'aristocrazia democratica, diciamo. Ma altrettanto vero però che Platone critica severamente il militarismo spartano e soprattutto rende obbligatorio nella sua città una pratica di attività culturale di altissimo livello come le matematiche, la filosofia, la teologia, eccetera, che gli spartani avrebbero considerato pura follia. Quindi c'è una base di filolatonismo sicuramente in Platone, ma di lì poi si sviluppa in un modo del tutto non spartano e addirittura antispartano, perché la critica poi ai regimi dorici per l'eccessivo militarismo è una critica forte. Che la Repubblica dia delle risposte? No, la Repubblica è un dialogo che finisce, tanto più che io sono convinto che finisce con un nuovo libro, nel decimo è un'aggiunta posteriore che non c'entra. E no, non dà delle risposte, apre degli scenari vertiginosi che si contrappongono, perché c'è tutta la parte appunto iniziale, che c'è perlomeno tre modelli, se vogliamo, di giustizia, perché c'è la parte iniziale, quella della vita semplice, primitiva, un modello primitivistico con la collaborativistico, l'homo economicus in un certo senso, no? che collabora sulla base di parità degli scambi. C'è poi un modello che è quello dei libri terzo e quarto, in cui sono state trovate tracce di tipo spartano, perché lì si stabilisce una gerarchia sociale piuttosto rigida, l'esistenza di un corpo militare sostanzioso, eccetera, anche se poi c'è tutto un parallelo con l'anima che fare. E poi un altro modello, che è quello del libro quinto, che invece è quello comunitaristico, collettivistico, l'abolizione della famiglia e della proprietà privata, che è un'altra cosa ancora. Quindi si aprono scenari, come dire, su diverse possibilità di modelli, li si intrecciano, li si mettono a confronto, li si criticano, se ne sondano le possibilità di attuazione, ma quello che è certo è che nessuno di questi appartiene al corso della storia. Il corso della storia è fissato nel libro ottavo come un processo di decadenza. Se mai fosse esistita la città romana, sarebbe decaduta in una città democratica, cioè di potere
all'onore, al prestigio e così via, la quale decadrebbe in una società oligarchica, cioè il potere e la ricchezza, che decadrebbe in una democrazia, che decadrebbe alla fine in una tirannide. E su questo la Repubblica finisce, se non con quell'ultimo passo che vi ho letto, col paradigma in cielo, che a questo punto ci dice, ragazzi, siete immersi in un mondo storico che va a rotoli, ma se avete le energie intellettuali e morali per pensare a qualche cosa di diverso, pensatelo e a quello vi potete riferire. Io sarei anche questo. Interrompiamo qui. Io vi avevo detto. Va bene. Allora ringraziamo moltissimo. In questa università per continuare il dibattito.